Buongiorno, oggi parleremo di alcuni sviluppi della filosofia hegeliana e in particolar modo parleremo di Ludwig Feuerbach. Ma prima di accingerci a parlare di Feuerbach, vediamo che cosa era successo alla morte di Hegel, della sua filosofia. Vi ricorderete che Hegel muore improvvisamente, cioè nel 1831, a causa del colera che arriva a Berlino e che lo stroncherà, per così dire, nel momento in cui è ancora all'apice della sua carriera. Pensate che per riuscire, tra virgolette, a gestire la situazione accademica, addirittura a Berlino dovettero chiamare Schelling, uno dei grandi pensatori tedeschi del momento, diciamo un competitor dell'idealismo di Hegel, per riuscire, per così dire, a non far cadere, a non far, diciamo, disperdere il patrimonio idealistico dell'Università di Berlino. E questo che cosa ci dice? Ci dice che ancora, ovviamente, alla morte di Hegel, era enorme l'influenza che Hegel aveva e, ovviamente, questo comportò tutta una serie di scontri. Voi sapete che quando, come dire, un capo viene meno, subito i successori si scontrano per prendere il suo posto, o quantomeno per farsi gli interpreti più autentici di quella che è stata evidentemente la filosofia, il modo di vedere, il modo di pensare del suo leader, se così si può dire. Era un po' anche quello che era successo dopo la morte di Platone all'Accademia. Avevano fatto, come dire, a gara a prendere, diciamo, il posto di Platone. E questo succede un po' appunto anche all'interno del mondo accademico tedesco e in particolare perché appunto la morte di Hegel arriva, per così dire, all'improvviso. Chi sono gli eredi di Hegel? Beh, ora qui si entrerebbe in un mare magnum. Noi ci limiteremo, diciamo, a esporre quelle che sono le caratteristiche generali. Nel 1836 David Strauss, rifacendosi alla disposizione delle forze politiche all'interno del Parlamento francese, qui troviamo un'immagine più o meno realistica di quello che era il Parlamento francese dell'epoca, coniò questi due termini, cioè la destra e la sinistra hegeliana. Qui troviamo nelle immagini appunto allievi di Hegel che stanno alla sua destra e alla sua sinistra. Questa idea della destra e sinistra hegeliana, che come vedete ha un'origine politica, e in effetti c'è un legame politico tra queste due correnti, che sono sì correnti filosofiche, ma come dire, utilizzano anche la filosofia di Hegel per interpretare la realtà politica, e questo, come dire, è coerente e compatibile con il pensiero hegeliano. Hegel stesso, infatti, aveva utilizzato la sua filosofia per interpretare, come dire, gli avvenimenti storico-politici e più in generale la storia dell'umanità, abbiamo detto. Bene, vediamo che cosa si intende per destra e sinistra hegeliana. I primi, cioè quelli della destra hegeliana, erano coloro i quali consideravano, per così dire, il pensiero di Hegel compatibile con il cristianesimo e con le condizioni storiche e sociali in atto. Ovvero, diciamo che, in un certo qual modo, vedevano la filosofia hegeliana come una sorta di giustificazione del reale e di tutto ciò che questo comportava, cioè di tutte le conseguenze, quindi delle realtà istituzionali. Appunto abbiamo parlato della Chiesa, del cristianesimo, ma ovviamente anche delle istituzioni di carattere politico. Non ci dimentichiamo che siamo nella fase della restaurazione e che Hegel addirittura era stato chiamato proprio per sedare ogni possibile malumore all'interno dell'università berlinese, e diciamo c'era riuscito negli anni 30, cioè aveva evitato appunto che ci fossero su movimenti malcontenti e agitazioni.
Quelli invece che andarono, per così dire, a essere identificati con l'idea di sinistra hegeliana, invece erano i cosiddetti giovani hegeliani, che ovviamente si sa da sempre, no? I giovani in un certo senso sono più contestatori rispetto ai cosiddetti padri della filosofia, i padri filosofici, e questo ovviamente non vale soltanto in filosofia, vale in generale. I giovani hanno sempre un atteggiamento che tende ad andare oltre, al di là e a distaccarsi. E in effetti i secondi appunto vedevano una certa incompatibilità tra il pensiero di Hegel, per esempio, e il cristianesimo, e soprattutto, cosa molto importante, ecco che leggevano, per così dire, il pensiero hegeliano, interpretavano il pensiero hegeliano per criticare in modo radicale le istituzioni conservatrici e in particolar modo quelle della Restaurazione. Bene, vediamo chi sono i rappresentanti principali di queste due correnti, della destra e della sinistra hegeliana. Guarderemo, come dire, in modo un pochino più approfondito quelli della sinistra hegeliana. Perché? Perché si capisce forse già da ciò che si è detto che se la destra tende, come dire, a conservare, quindi a mantenere il pensiero di Hegel inalterato e usarlo come giustificazione, è chiaro che essa avrà meno elementi di novità. E altresì invece abbastanza evidente è che quando si parla di sinistra e si parla di interpretazione, di critica, di andare oltre, cioè di immaginare evidentemente che Hegel non avesse completato del tutto la sua analisi filosofica, ecco che troviamo degli elementi di novità. E quindi è chiaro che a noi interessano questi elementi di novità per andare appunto oltre Hegel, cioè oltre quello che appunto abbiamo già detto fin. La destra hegeliana è rappresentata da un certo numero di autori, qui ne citiamo qualcuno e soprattutto vediamo in linea di massima quello che essi sostengono. Tra questi appunto troviamo Friedrich Gösch, Kazimir Komprady e Andreas Galler. E questi autori che cosa facevano? Abbiamo già detto, ma lo ripetiamo perché appunto è importante questo concetto, che leggevano il sistema hegeliano come completo e quindi senza la necessità di apportare ad esso ulteriori aggiustamenti. E questo ovviamente, come dire, ci mostra subito appunto che non troviamo elementi particolarmente innovativi in questi autori. E inoltre utilizzavano appunto il sistema hegeliano per giustificare la realtà. Cioè si appellavano in buona sostanza a tutto ciò che è reale e razionale di Hegel. E quindi, se tutto ciò che era reale era razionale, era abbastanza evidente che tutto ciò che in quel momento si stava affermando, in particolar modo la Restaurazione, era appunto razionale e quindi da, per così dire, da conservare. Era la realizzazione dell'assoluto. Per quanto riguarda questi autori, essi poi facevano un passaggio ulteriore, che in un certo senso è presente in Hegel, anche se abbiamo visto che in Hegel c'è un po' un'ambivalenza sulla questione religiosa, perché da un lato appunto la religione rappresenta un momento per arrivare all'assoluto, ma non l'assoluto. E tuttavia appunto questi autori utilizzavano Hegel per giustificare il cristianesimo che veniva visto appunto come manifestazione dell'assoluto. E quindi, ovviamente, per giustificare le istituzioni ecclesiastiche. In un certo senso questo si contrapponeva a quella che era stata l'ondata rivoluzionaria francese, che aveva invece cercato di fare, come dire, un processo di laicizzazione dell'Europa. E quindi vedete qui due, come dire, forze anche che si scontrano dal punto di vista culturale e politico. Bene, inoltre, appunto, ecco che tutto ciò che storicamente si realizzava era giustificabile. E questo ovviamente valeva anche per le condizioni, per esempio, sociali dell'epoca, che non erano, come diremmo noi, delle condizioni particolarmente agiate, soprattutto per le nascenti masse di lavoratori delle manifatture e via via delle industrie, frutto appunto del processo di industrializzazione.
in un certo senso, appunto, anche in questo caso, Hegel veniva utilizzato per giustificare queste condizioni non ottimali dei lavoratori. Non ottimali, ovviamente, lo diciamo così, per, diremmo noi, non usare parole forti, ma erano condizioni talvolta veramente drammatiche e terribili. La sinistra hegeliana, invece, la troviamo rappresentata negli autori principali, da David Strauss, che citavo in precedenza, e abbiamo detto è colui che aveva appunto raggruppato in questi due grandi blocchi, dicevamo destra e sinistra, gli allievi di Hegel. E lui a sua volta, diciamo, faceva parte di uno di questi due gruppi, cioè appunto della sinistra. Bruno Bauer, che in precedenza era stato vicino a destra, ma poi, come dire, aveva realizzato invece di dover superare in parte le posizioni di Hegel. Arnold Ruge, che aveva posizioni decisamente eterodosse, quindi estremamente diverse da quelle manifestate da Hegel, e poi Max Stirner. Questi giovani hegeliani appunto intendevano invece la filosofia di Hegel come un punto di partenza. E quindi, come dire, ponevano l'accento sulla dimensione dialettica del pensiero hegeliano. Hegel, appunto, abbiamo detto, fondava tutto il suo pensiero sull'idea che ci fosse un processo dialettico in divenire, quindi tesi, antitesi e sintesi. Ecco, da questo punto di vista, per questi giovani hegeliani, il pensiero hegeliano era una tesi, dal quale però bisognava procedere dialetticamente e quindi svilupparlo ulteriormente. E quindi, come dire, lanciarsi in una prospettiva di progresso e quindi anche di cambiamento. E vediamo infatti schematicamente che cosa sostengono questi esponenti. In particolar modo che cosa? In particolar modo che la religione, il cristianesimo, appunto, una volta che abbiamo detto, come ha fatto Hegel, che sono un momento per giungere all'assoluto, ma non rappresentano compiutamente l'assoluto, ecco che vanno superati. Cioè, la religione, il cristianesimo in particolar modo, deve essere abbandonato. Deve essere abbandonato perché incapace di cogliere compiutamente l'assoluto. Inoltre, ecco che questo voleva dire, dal punto di vista sociale, superare anche tutti gli elementi che, per così dire, non andavano giustificati. Quindi le contraddizioni, per esempio le contraddizioni dei lavoratori, le contraddizioni delle periferie disagiate della Germania, nella fattispecie, bene, queste non dovevano essere considerate giustificabili in virtù della coincidenza di reale e razionale, ma dovevano essere intese come antitesi da superare dialetticamente e quindi, come dire, progredire in questo senso. E vediamo qui alcune pillole rispetto a questi singoli autori. Il primo, appunto, David Strauss, in particolare, appunto, attribuisce al cristianesimo la funzione di mito. Di mito, e quindi esso non può rappresentare l'assoluto. Rifacendosi a Spinoza, addirittura, vi ricorderete a proposito della vicenda, diciamo, di Spinoza, nega a Dio la possibilità di intervenire. Quindi nega la possibilità di Dio di fare miracoli, diremmo noi. Dio non può intervenire nelle vicende umane e non può violare le sue stesse leggi. L'unica fede possibile, secondo David Strauss, è il panteismo, e anche questo appunto è proprio un elemento recuperato dalla filosofia di Spinoza, che vi ricorderete diceva appunto Dio vive nella natura, Dio è la natura. Bene, da questo punto di vista non c'è posto per un Dio esterno al mondo, ma c'è coincidenza tra il mondo divino e appunto il mondo stesso. Quindi questa idea del panteismo, scusate, abbiamo preso questa immagine un po' così della natura che potesse
per così dire, rappresentare l'idea di un Dio immanente e non trascendente. Ricordiamo questi due termini, appunto, immanente è quando è interno, trascendente è quando invece va al di là della natura. Bruno Bauer, ecco, estremizza le posizioni di Strauss e afferma che la religione è addirittura una vera e propria menzogna e che la filosofia deve contrapporvisi per affermare la verità. Il divino, l'infinito, quindi va risolto nell'autocoscienza, ovvero nella mente dell'uomo. Vedete che qui il tema della religione è estremamente importante perché ci introduce poi appunto a Feuerbach, che noi vogliamo andare a analizzare più da vicino. E qui appunto abbiamo messo Pinocchio, per così dire, per rappresentare questa idea del divino, della dimensione religiosa come menzogna e come bugia, diremmo noi. E quindi l'abbiamo rappresentato in questo modo. Arnold Rouge affermerà che l'identità di reale e razionale non è la condizione in cui si trova la storia dell'umanità, ma è un ideale regolativo. Cosa si intende per ideale regolativo? Si intende qualche cosa a cui l'uomo tende, a qualche cosa a cui l'uomo aspira, ma che non si concretizza nella realtà attuale. È piuttosto una meta a cui giungere attraverso la lotta politica, attraverso l'impegno, e vedete che qui, come dire, inizia a manifestarsi anche una componente politica abbastanza marcata. Questo lo porterà appunto a iniziare la pubblicazione degli Annali tedeschi, che saranno una rivista appunto politica. Qui abbiamo messo questa immagine che è tipica della diciamo l'immagine tipica che rappresenta la rivoluzione francese, la bandiera e quindi gli ideali in un certo senso che spingono l'uomo ad agire, vi ricorderete appunto gli ideali della rivoluzione francese, uguaglianza, libertà e fraternità, cioè appunto mete, obiettivi lontani, una forma di come dire, orizzonti da inseguire. Infine vediamo Max Stirner, che appunto anticipando Freud affermerà proprio che Dio non è nient'altro che una proiezione dell'uomo. Ma a differenza di Feuerbach, vedremo, egli rifiuta anche l'idea di sostituire a Dio l'uomo. Diciamo che da questo punto di vista Max Stirner sarà un anticipatore delle vie anarchiche, se così si vuole, e infatti sarà poi un punto di riferimento per esempio per Bakunin e anche il resto del movimento anarchico europeo. Il processo infatti di emancipazione dell'uomo deve avvenire attraverso la liberazione da quelle che sono tutte le istituzioni, le componenti della società e tornare a uno stato in cui l'individuo è effettivamente libero di perseguire autonomamente il proprio interesse. Qui vedete subito questo legame tra questo autore e la filosofia e la politica degli anarchici. Qui c'è un'immagine, l'immagine non riguarda questo elemento anarchico, ma riguarda appunto l'idea della, come dire, del Dio allo specchio, della proiezione che l'uomo fa di sé nella divinità. E a questo punto veniamo a quello che è sicuramente l'autore più famoso della sinistra hegeliana, quantomeno diciamo di quelli che si analizzano in questo contesto e in questo periodo. L'autore è appunto Ludwig Feuerbach, il quale nasce, come vedete, nel 1804 in Baviera. E dopo aver studiato teologia, vedete che un po' tutti ancora studiavano teologia prima di approdare a volte alla filosofia, e questa era, abbiamo visto qualche cosa, accomunava diversi autori della filosofia del pensiero, anche del pensiero filosofico occidentale. Bene, si trasferisce nel 1824 a Berlino, dove appunto segue le lezioni di Hegel, e queste lezioni lo convincono a dedicarsi in modo definitivo alla filosofia, e evidentemente
capite che in Hegel aveva anche visto forse la strada d'uscita dalla dimensione teologica. Vedete che prosegue gli studi a Erlangen, dove nel 1828 consegue la laurea e la libera docenza. La libera docenza che appunto gli permetteva di fare dei corsi e di insegnare. E infatti è quello che si mette a fare. Cioè tra il 1829 e il 1836 tiene una serie di corsi nel tentativo di diventare professore straordinario all'università. Tuttavia non ha molto successo, ovvero non riesce a farsi strada, diremmo noi, a sgomitare all'interno dell'ambiente accademico. Probabilmente qual è la causa anche di questa, diciamo, di questa strada sbarrata all'interno dell'ambiente accademico? Beh, probabilmente tra le varie cause c'è questo scritto del 1830 che lui pubblica in forma anonima i pensieri sulla morte e sull'immortalità dell'anima, dove però nega appunto, come si capisce, all'anima individuale l'immortalità, e lo fa in modo esplicito. E questo anonimato perché? Ma l'anonimato perché ovviamente questa ancora nell'Accademia del 1800 è una tesi arditissima da sostenere e può appunto costarti la carriera universitaria. Ovvero, se tu sostieni tesi come queste, vieni considerato un sovversivo e quindi come tale non puoi accedere al ruolo di professore universitario. E in effetti, come dire, è un po' quello che succede, perché questo anonimato dura poco perché ben presto viene ricondotto questo scritto a Feuerbach e quindi, come dire, Feuerbach si vede preclusa ogni possibilità di carriera universitaria. Da questo momento si trasferisce a Berlino, lascia Berlino e inizia a vivere anche in un po' di ristrettezze economiche, si deve un po' arrangiare. Per un certo periodo riesce a collaborare con Aldon Rouge agli Annali di Hall e poi si ritira nella città dove la moglie aveva una fabbrica di porcellana e cerca di sbarcare il lunario collaborando con la moglie, ma in realtà poi questa fabbrica va anche abbastanza male, a un certo punto fallisce, quindi insomma Feuerbach non se la passa per niente bene. E qui, durante questi anni, lontano ormai dall'Accademia, si dedica appunto ai suoi scritti principali, alcuni dei quali qui troviamo esplicati: L'essenza del cristianesimo del 1841, Le tesi provvisorie per la riforma della filosofia del 1843, I principi della filosofia dell'avvenire, che è una appunto delle opere centrali, e L'essenza delle religioni, rispettivamente del 43 e del 46. E a questo punto Feuerbach però riesce ad ottenere una certa notorietà perché nel frattempo è appunto scoppiato, a volte si dice, 48, ovvero appunto le rivoluzioni del 1848. E qui viene, come dire, Feuerbach invitato a tenere delle conferenze e via così dicendo, e quindi, come dire, almeno in questa fase riesce a far valere non solo la sua filosofia, ma anche a occupare un ruolo chiave nella cultura tedesca, che appunto fino a quel momento non era riuscito ad avere. Morirà nel 1872 a causa di un doppio attacco di trombosi, che per giunta lo ridurrà a uno stato quasi vegetativo negli ultimi giorni della sua vita. E veniamo a questo punto a quelle che sono le sue tesi dal punto di vista filosofico, e iniziamo proprio con la sua prima opera, perché in un certo senso ci serve a introdurre, se così si vuol dire, quella che sarà l'analisi più nota di Feuerbach a proposito del rapporto tra soggetto-oggetto, uomo e Dio. Bene, I pensieri sulla morte e l'immortalità. Qui, in questa opera, che cosa fa Feuerbach? Feuerbach distingue tre grandi epoche: quella antica, in cui non c'è fede sostanzialmente nell'immortalità, quella medievale, dove l'immortalità
è accettata, ma non intesa in senso individuale, quanto intesa come immortalità della comunità dei cristiani. Immaginiamo un po' la cosiddetta città di Dio di Agostino, no? Questa dimensione collettiva. E poi quella moderna, dove appunto l'immortalità diviene una prerogativa dell'individuo. Basti pensare all'anima immortale di Cartesio, al cogito di Cartesio, cioè la res cogitans di Cartesio, nel quale è chiaramente, come dire, sottolineato l'aspetto individuale, l'incorruttibilità della res cogitans, e quindi dell'anima individuale del soggetto. Bene, in particolare ecco che da questa analisi che cosa emerge? Emerge che la vita terrena non è nient'altro che un'ombra rispetto all'aldilà. Cioè, l'analisi compiuta da Feuerbach è volta a mettere in evidenza che se noi leggiamo la storia dell'umanità nell'ottica della diversa interpretazione della morte e dell'immortalità, ci rendiamo conto che questa vita perde, per così dire, di senso e di significato. E allora che cosa possiamo fare per ridare a questa vita terrena, senso e significato? Possiamo, secondo Feuerbach, avvalendoci delle categorie hegeliane, cioè quelle appunto centrali della categoria di Hegel, che voleva, come dire, ricondurre il finito all'infinito e via così dicendo, quello di leggere piuttosto la vita dell'uomo e quindi le sue creazioni come qualche cosa di immortale. Una sorta, diremmo noi, di esaltazione della cultura, della scienza, cioè dell'impresa collettiva dell'uomo. Quella sì, dice Feuerbach, effettivamente è immortale, cioè l'impresa collettiva dell'uomo rimane nei secoli. In effetti questo noi lo possiamo affermare, cioè, perché voglio dire, ognuno individualmente poi sia condotto alla fine della sua esistenza, ecco, le cose che ha fatto, per così dire, rimangono. Pensate, la teoria di Newton rimane e sopravvive a Newton, la teoria di Einstein rimane e sopravvive ad Einstein, ma in un certo senso anche l'impresa collettiva degli uomini più semplici, voglio dire, l'insieme degli uomini che hanno permesso, per esempio, la bonifica delle paludi e via così dicendo. Quindi non c'è bisogno di andare a prendere grandi personaggi, anche il singolo uomo nel suo piccolo contribuisce a modificare la realtà, e questa modifica, per così dire, entra a far parte del processo storico e quindi in un certo senso diviene immortale. Ma si capisce subito che con una prospettiva di questo tipo, diciamo, l'attacco è subito rivolto alla divinità. Perché? Perché in una prospettiva di questo tipo non c'è posto appunto per un Dio personificato, da cui appunto la critica al teismo. Qui abbiamo scherzosamente immaginato questa aurea di questa scala di immortalità che, per così dire, tutta l'umanità a questo punto, non più individualmente ma come impresa collettiva, può aspirare a raggiungere e a scalare. E a questo punto veniamo a, come dire, l'aspetto che ci fa mettere in rapporto Feuerbach con Hegel. Appunto, e questo rapporto si gioca in particolar modo nella diversa visione di Feuerbach rispetto a Hegel su i termini soggetto e oggetto. E qui vediamo che questa, diciamo, dialettica tra soggetto e oggetto, questo rapporto tra soggetto e oggetto, poi avrà a che fare anche col rapporto Dio-uomo. Beh, la prima tesi è affrontata criticando questa idea, cioè l'idea hegeliana, che non vi sia un vero e proprio cominciamento. Cosa si intende per problema del cominciamento in Hegel? Beh, Hegel, vi ricorderete, sì, che faceva dal punto di vista semplicemente espositivo iniziare la sua filosofia dalla logica, ma di fatto affermava che non c'era un vero e proprio principio, perché la logica prevedeva subito al suo interno la natura e questo insieme era l'assoluto, e quindi in realtà
diciamo, era un po' come diremmo noi, la filosofia di Hegel, secondo Hegel, era un po' questo barone di Munchausen che si teneva sollevato da terra tirandosi direttamente per i piedi, cioè si sosteneva da solo. Bene, questa pretesa hegeliana che il filosofare potesse partire direttamente dalla contrapposizione delle categorie generali, e quindi diremmo noi partire direttamente dall'astratto, in un certo senso, beh, viene criticata da Feuerbach. Cioè, Feuerbach fa notare che non è possibile partire dall'astratto, quindi dalle categorie della logica, per giungere a una esplicazione della realtà. È invece necessario partire dal concreto, dal, diremo noi, appunto, dal reale. E qui appunto è quello che diciamo ci apre appunto alla questione del rapporto tra soggetto e oggetto. Perché? Perché è evidente che dal punto di vista di Feuerbach è necessario invertire la dialettica hegeliana, la quale ha posto l'idea prima della natura, appunto l'idea come tesi, prima della natura che è antitesi. E quindi sostanzialmente invertendo il rapporto appunto tra soggetto e oggetto. Sentiamo che cosa dice Feuerbach in proposito. Il difetto fondamentale dell'idealismo è proprio questo, che esso si pone e risolve il problema dell'oggettività o soggettività teoretica della realtà o delle realtà del mondo soltanto da una prospettiva teoretica. Mentre invece il mondo è un oggetto dell'intelletto, originariamente e primariamente, soltanto perché è un oggetto della volontà di essere e di avere. Ecco, che cosa si intende qui con queste categorie? Si intende affermare che appunto noi siamo di fronte in realtà a un insieme di categorie che sono derivate direttamente dalla realtà, cioè dal concreto. Pertanto, solo l'individuo può essere, per così dire, soggetto, mentre il pensiero, che scaturisce appunto, secondo Feuerbach, dall'individuo e non viceversa, può essere solo predicato, appunto, e quindi può essere, in un certo senso, oggetto. E qui è chiaro che il pensiero è, per così dire, qualche cosa di astratto, è qualche cosa di prodotto, mentre il soggetto che sta alla base di tutto è il soggetto reale, cioè quello appunto in carne ed ossa. Il soggetto, per così dire, storicizzato, cioè il soggetto che si trova collocato nel qui ed ora in un certo contesto e agisce e, come dire, giunge alla creazione anche delle categorie hegeliane che appunto non precedono ma seguono il soggetto. Quindi diciamo in questa inversione qui abbiamo messo questa immagine di queste due freccette tanto per dare l'idea concettuale dell'inversione, ecco che il pensiero deriva dall'essere, ma non l'essere dal pensiero. E invece vi ricorderete che in Hegel sostanzialmente funzionava all'inverso. Quindi questa cosa è estremamente importante. Qui appunto troviamo dal soggetto il pensiero, scusate questa immagine con la lampadina, come dire, dal soggetto noi riusciamo a formulare delle idee, ma l'idea è legata al soggetto e non il viceversa, non dall'idea si arriva al soggetto, all'individuo, è dall'individuo che appunto si arriva a un insieme di categorie e di idee. E veniamo a questo punto alla seconda relazione che scaturisce e che diciamo segue proprio da questa inversione, perché anche in questo caso siamo di fronte a un'inversione. Questa tesi riguarda appunto l'invenzione di Dio. E questo è estremamente, come dire, dirompente, diciamo anche profondamente innovativo. Perché? Perché ci permette di
per così dire, di stravolgere in un certo senso quella che era anche la, diciamo, la convinzione prevalente, cioè Dio ha fatto l'uomo, un qualsiasi Dio ha fatto l'uomo. Anche nell'illuminismo, diciamo che era appunto il secolo che vedeva come prospettiva il deismo, cioè questo Dio impersonale, diciamo, oppure il Dio di Cartesio, tanto, come dire, tanto stigmatizzato da Pascal, Dio aveva dato il colpetto al mondo per farlo funzionare. Ecco, questa prospettiva era comunque sempre stata accettata. Dio ha creato l'uomo. Ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ed ecco qui appunto invece il completo stravolgimento di questo discorso. Abbiamo già anticipato dicendo che qualcheduno aveva già intuito che Dio potesse essere una proiezione dell'uomo, e in effetti questo è quello che Feuerbach afferma con decisione: non è Dio a creare l'uomo, ma è l'uomo a creare Dio a sua immagine e somiglianza. E questo è molto interessante. È molto interessante anche perché se voi andate indietro a ripescare le nostre analisi all'inizio della, come si dice, dell'evoluzione del pensiero filosofico occidentale, vi ricorderete il fondatore della scuola di Elea, non Parmenide, va bene? E vi ricorderete che Xenofone appunto diceva: beh, gli uomini creano gli dèi a loro immagine e somiglianza, tant'è che se i cavalli potessero farebbero i loro dèi come cavalli. E qui troviamo qualche cosa che diciamo riprende in certo senso questo tipo di ragionamento in una dimensione completamente però atea, va bene? Da questo punto di vista qui siamo non, come dire, alla ricerca di un essere come poi fecero gli eleati, ma proprio alla ricerca di qualche cosa che spazza via questa dimensione trascendente, la realtà, e quindi in un certo senso spazzi via Dio, se così si vuol dire. E infatti qui appunto troviamo questa idea che Dio sia in realtà costruito dall'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma perché l'uomo dovrebbe costruire Dio, inventarsi Dio, se così vogliamo? Ecco, e qui c'è questa analisi profondissima che fa Feuerbach, cioè questa idea che l'uomo tutto sommato si vede come imperfetto, si vede come inadatto, inadeguato, anche impotente rispetto alla natura e quant'altro, e vive un senso di alienazione e di frustrazione rispetto alla realtà. E a questo punto che cosa va a fare? Va a generare un ente, Dio, che ha tutte le prerogative imperfette dell'uomo, ma in questo caso a livello di perfezione. In questo modo, appunto, Dio che cos'è? Ma Dio non risulta altro che essere che cosa? L'uomo alla perfezione, l'individuo alla perfezione. Molto interessante, qui leggiamo alcuni pezzettini per spiegare questi concetti, benché, come dire, già quello che abbiamo detto può essere sufficiente. E appunto, come l'uomo pensa, quali sono i suoi principi, tale è il suo Dio. Quanto l'uomo vale, tanto e non più vale il suo Dio. La coscienza che l'uomo ha di Dio è la coscienza che l'uomo ha di sé. Tu conosci l'uomo dal suo Dio e reciprocamente Dio dall'uomo. E l'uno e l'altro si identificano. Cosa comprendiamo da questo? Comprendiamo che effettivamente Dio è la proiezione dei desideri, delle volontà, delle coscienze dell'uomo, però in una dimensione appunto trascendente e in una dimensione, per così dire, perfetta. E quindi che cosa ci vuole dimostrare Feuerbach? Ci vuole dimostrare appunto che l'opposizione di divino e di umano è del tutto illusoria,
e per conseguenza anche l'oggetto e il contenuto della religione cristiana è interamente umano. Cioè quello che noi credevamo essere divino non è nient'altro appunto che una proiezione dell'umano. Qui non c'entra niente, questa ovviamente è geometria, ma è l'idea della proiezione, anche se questa è una proiezione ortogonale, però appunto è l'idea di aver proiettato qualche cosa dell'uomo nel divino. A questo punto qual è il compito fondamentale, secondo Feuerbach? Ma la riappropriazione di tutto ciò che l'uomo, per così dire, si è tolto, di ciò che, di cui l'uomo si è privato, per metterlo, per diciamo attribuirlo a questa figura di Dio, del divino, e anche di conseguenza di tutto ciò che riguarda la vita, che appunto l'uomo, siccome ha visto in questa vita terrena qualche, le imperfezioni, i mali e quant'altro, ha proiettato tutto in una vita ultraterrena, diciamo appunto svuotando questa vita, come si diceva già a proposito dell'opera precedente. Quindi che cosa bisogna fare? Smascherando, diciamo, questo inganno, questa bugia, bisogna piano piano, progressivamente riappropriarci delle nostre peculiarità, delle nostre caratteristiche, della nostra dimensione reale. L'uomo che cos'è? L'uomo è innanzitutto un uomo in carne ed ossa, non quindi un'anima che, per usare le parole di Platone, sta nella tomba, che è il corpo, appunto, ma il corpo è appunto la nostra dimensione reale, quella in carne ed ossa, quella che, come dire, meglio la facciamo stare e più siamo felici, quindi una felicità innanzitutto che si ricerca, per così dire, in questa terra. E ecco che anche la caratteristica fondamentale di Dio, che è l'amore, ecco che si scopre essere la caratteristica fondamentale dell'uomo e che l'uomo può realizzare in questa terra. Cosa fondamentale, scrive Feuerbach, l'amore è il legame, il principio della mediazione tra ciò che è perfetto e ciò che è imperfetto, tra l'essenza priva di peccato e l'essenza che pecca, tra l'universale e l'individuale, tra la legge e il cuore, tra il divino e l'umano. L'amore è Dio stesso, al di fuori di lui non c'è alcun Dio. L'amore fa dell'uomo un Dio e di Dio un uomo. Ecco, l'amore è l'elemento appunto fondamentale su cui ricostruire una filosofia, per così dire, dell'umanità, una sorta appunto, vedremo, di antropoteismo filosofico. Qui abbiamo messo, come dire, un cuore appunto a rappresentare questo sentimento dell'amore. Ecco che questa esperienza caratterizzante l'uomo, cioè l'amore, noi la possiamo proprio sperimentare, dice Feuerbach. Perché? Perché la caratteristica principale dell'uomo è appunto quello di avere passione, di avere sensibilità, di avere desideri, e quindi capiamo facilmente che l'amore è in effetti un concentrato di queste cose, e la riappropriazione di questo sentimento conduce proprio l'uomo sulla via della riscoperta della dimensione sociale. E qui c'è anche un'utopia, se vogliamo, in Feuerbach, un'idea diciamo anche benevola nei confronti dell'uomo. Perché? Perché Feuerbach di che cosa è convinto? È convinto che l'amore si realizza nella socialità, cioè nel rapporto con gli altri. E per sottolineare questo esempio, quindi l'amore come essenza dell'uomo, ma nella sua dimensione sociale, Feuerbach porta proprio quello della generazione degli altri uomini, degli altri esseri. Dice: se io voglio generare un uomo, sia in senso fisico e spirituale, ho bisogno, per così dire, ho necessità dell'amore di due persone. Ecco, dice, questa è la prova, se si vuole, definitiva di questa dimensione sociale del sentimento di amore. E questo ovviamente porta anche a definire un altro obiettivo dell'uomo. Qual è l'obiettivo fondamentale dell'uomo? La felicità, diremmo noi, appunto. Questa felicità che non si cerca più nell'aldilà,
cioè nella vita che ci viene promessa da questo Dio che non esiste, perché appunto in realtà è una proiezione, a questo punto la felicità la andiamo a cercare su questa terra. Ma la felicità su questa terra, una volta che abbiamo definito l'amore alla luce della dimensione sociale, non può essere che, per così dire, legata alla felicità di tutti. Cioè non è la felicità del singolo individuo e basta, in barba agli altri, cioè la felicità egocentrica. Cioè un uomo diventa, secondo Feuerbach, veramente felice se, tra virgolette, lo sono anche gli altri, o quantomeno lo sono tutti quelli che gli stanno intorno. Da questo punto di vista noi, come dire, riscopriamo, per così dire, anche una dimensione eudemonistica, cioè appunto l'idea che se un uomo è felice lo è perché lo sono anche gli altri. E quindi questo che cosa significa? Significa che l'uomo, quando compie un'azione, deve sempre essere attento, deve prestare attenzione all'effetto che la sua azione ha sugli altri. Perché se la mia azione produce infelicità sugli altri, io stesso, diciamo, non raggiungerò la felicità. Se la mia azione, diversamente, produrrà felicità agli altri, ecco qui, come dire, un'immagine di questo mio stilizzato che regala un fiore a un'altra persona, ecco che anche io, non solo l'altra persona sarà felice, ma è il coronamento della mia felicità appunto in questa dimensione sociale. E quindi molto interessante questa filosofia filantropica, perché qui chiaramente siamo a, come dire, a esaltare questo amore per l'uomo, per l'umanità, mettendo in evidenza davvero tutte le caratteristiche positive. Queste caratteristiche positive appunto che da Dio sono ricondotte all'umanità. L'umanità appunto nella sua complessità, nella sua dimensione collettiva. Se Dio è una perfezione però astratta, irreale, fittizia, ecco che non l'individuo ma l'umanità come corpus, come collettività, ecco che non solo può raggiungere appunto una sorta di immortalità come impresa collettiva di cui parlavamo all'inizio della sua opera, ma può raggiungere anche l'amore, il benessere, la felicità e quindi la perfezione che individualmente non si raggiunge ma collettivamente nella dimensione sociale può essere raccolta. Questa filosofia, diciamo, dà origine anche a quella che è, secondo Feuerbach, questa filosofia del tu e dell'io e del tu, che si dovrebbe realizzare in una sorta di comunità socialista, che però di cui Feuerbach, diciamo, non mette, diciamo, per iscritto le regole politiche su cui si dovrebbe fondare, quindi diciamo lascia un po' tutto in sospeso, e questa sarà proprio una delle grandi accuse, diciamo, che gli muoverà Marx, dicendogli: sì, hai fatto tanti bei discorsi, però li hai lasciati un po' per aria, alla fine sei stato idealista nel senso dispregiativo e hegeliano del termine anche tu, va bene, senza stare sulla dimensione concreta. E concludiamo con un'altra conseguenza però estremamente importante di questo discorso, che è appunto la rivalutazione della componente materiale, cioè corporea dell'essere umano. Cioè l'uomo è innanzitutto corpo, e quindi il soddisfacimento dei bisogni corporei diventa un elemento fondamentale per la felicità, così come appunto la sua dimensione sociale. Questo soddisfacimento in particolar modo riguarda l'alimentazione. Perché? Perché il cibo non è solo la base per Feuerbach del mantenimento, per così dire, del nostro corpo, ma rappresenta, siccome appunto Feuerbach è un materialista e ritiene che le idee partano dal soggetto concreto, quello in carne ed ossa, ecco che il cibo non diventa soltanto, per così dire, il motore del nostro corpo, ma diventa anche il motore, per così dire, delle attività che poi il nostro corpo produce, cioè le attività spirituali, per cui dal cibo dipende, per esempio, per Feuerbach, la filosofia, l'arte, la scienza, la politica, cioè tutto ciò che appunto l'individuo in carne ed ossa riesce a fare. E qui, come dire, c'è una piccola nota di colore che scaturisce proprio dal fallimento di quelle rivoluzioni del 48 di cui avevamo
parlato a proposito della, come dire, dell'affermarsi del pensiero di Feuerbach. E infatti, in occasione di questo fallimento, si accentua in Feuerbach questa attenzione verso il cibo, verso il mangiare, verso quello che appunto sta alla base delle produzioni anche spirituali dell'uomo, secondo Feuerbach. E in particolar modo la recensione che gli fa la teoria della nutrizione del 1850 di Murray Scott, dove appunto troviamo la famosa frase «l'uomo è ciò che mangia», cioè appunto Feuerbach rivendica la sua visione materialistica dell'uomo, dove appunto afferma che anche la politica è frutto, per così dire, dell'alimentazione, e quindi i motivi, tra virgolette, della sconfitta delle rivoluzioni del 48 del popolo tedesco vanno ricercate nell'alimentazione. Come mai il popolo tedesco non ha colto i moti del 48 e quindi non ha preso, per così dire, la via del progresso, la via della civiltà, la via del raggiungimento appunto della felicità collettiva secondo Feuerbach, e perché invece ha vinto la reazione? Ecco, qui appunto Feuerbach è abbastanza netto: il motivo è perché i tedeschi mangiano troppe patate. Chissà cosa ne penserebbe oggi la Merkel e altri di questa cosa: mangiano troppe patate e dovrebbero invece mangiare più proteine nobili, appunto i cosiddetti legumi. Dovrebbero mangiare più fagioli per portare fosforo al cervello e garantire di conseguenza esiti politici migliori. E qui, come dire, per scherzare, per ricordarci questa cosa dei legumi e del fosforo al cervello, abbiamo portato questa immagine, che non c'entra nulla, è appunto anche gli angeli mangiano fagioli, forse tutti conoscete questo film, dove si vede appunto un Terence Hill del Trinità affamato che si fa una bella scorpacciata di fagioli. Con questa immagine, diciamo, un po' scherzosa, che riguarda appunto la visione della teoria della nutrizione che dà Feuerbach, ci lasciamo alla prossima lezione. Grazie e arrivederci.